Costanzo Preve, l'importanza del pensiero di Thomas Hobbes. Allora, che Hobbes sia un pensatore strategico di importanza enorme e rilevato da tutta la letteratura filosofica internazionale. Per esempio Norberto Bobbio aveva Hobbes come autore centrale. Hobbes in un certo senso ha avuto anche una certa influenza indiretta come autore realistico, perché c'è tutta una corrente di autori realisti, per esempio teorici dell'elite, per esempio Mosca, Pareto e Michels, no? Che non erano besiani dal punto di vista tecnico, ma che in realtà avevano metabolizzato il famoso realismo hobbesiano contrapposto alle varie forme di utopismo, no? Ora, bisogna vedere se la dicotomia realismo-utopismo sia una dicotomia buona oppure no. Dico brevemente no, perché secondo me realismo e utopismo sono più complementari che veramente contrapposti, in quanto un realismo assoluto è utopico e un utopismo assoluto certe volte può essere l'unica realtà possibile, no? Per cui in un certo senso non so se riesce a capire questa mia dialettica così. Ora, perché è importante Hobbes? Non tanto come teorico dell'egoismo capitalistico, perché è noto che la teorizzazione dell'autofondazione dell'economia su se stessa, senza diritto naturale, senza contratto sociale, senza divinità, risale a Hume e a Smith e non invece a Hobbes, per cui sarebbe sbagliato far diventare Hobbes, diciamo così, il creatore del pensiero capitalistico. Non è assolutamente così, no? L'importante di Hobbes è quello di avere, in un certo senso, radicalizzato Cartesio e contemporaneamente ucciso. Perché ha radicalizzato Cartesio nel senso che anche per Hobbes l'unica verità è la certezza. Ma lo ha radicalizzato perché ha eliminato gli ultimi equivoci cartesiani, come per esempio il mantenimento della res cogitans a fianco della res extensa. In Hobbes c'è soltanto res extensa e il pensiero è soltanto combinatorio, no? Per cui Hobbes possiamo considerarlo ad un tempo il coerentizzatore e l'uccisore di Cartesio, da questo punto di vista, no? Il punto fondamentale di Hobbes è l'antiaristotelismo. Infatti non ti sfugge che lui odiava tutto Aristotele, non solo il suo sistema cosmologico, che è in effetti sbagliato, no? Ma odiava la sua politica, odiava il suo concetto di politikon zoon, odiava il suo concetto di zoon logon echon, no? Ecco. Per cui in Hobbes abbiamo, in un certo senso, veramente, io direi che il grande allievo di Hobbes è stato Stalin, nel senso che, per esempio, Hobbes dice: ci vuole la religione, ma uno Stato deve imporre un solo catechismo, negando tutti gli altri catechismi, perché tutti gli altri formano centauri, che sono uomini mostruosi, no? che provocano sedizioni, no? Ora, Stalin ha fatto veramente questo. Stalin ha realizzato il marxismo abolendolo, cioè abolendo ogni discussione su Marx, per cui nella Russia staliniana l'unica forma di religione marxista permessa era il materialismo storico e dialettico codificato da Stalin. Ogni altra forma di eresia marxista, considerati idealisti e così via, comportava molto spesso la pena di morte. Questo è, a mia conoscenza, il vero allievo di Hobbes è stato Stalin, perché dopo la morte di Hobbes la civiltà borghese capitalistica in Inghilterra si stabilì permettendo la tolleranza. Quando Locke sostiene che bisogna permettere tutti, anche se non si può consentire che abbiano un carico pubblico gli atei e i cattolici, per motivi e motivazioni che tu conosci, no? Si è mostrato il fatto che Hobbes non è stato buon profeta, perché Hobbes pensava che l'unico modo per realizzare una società capitalistica, una società di mercato, fosse l'uniformità ideologica. Questo era vero al tempo di Cromwell, ma lì Hobbes aveva avuto l'esperienza della guerra civile cromwelliana, degli zappatori, dei livellatori e dei papisti. Ma già 50 anni dopo l'Inghilterra poteva permettersi un pluralismo che è quello che poi piacque a Voltaire, perché tanto c'era già la borsa valori, no? Cioè Hobbes è un pensatore che precede la borsa valori e pensa che la borsa valori, per poter esistere, abbia bisogno di una uniformità
religiosa obbligatoria. Ora, l'unico pensatore che ha radicalizzato questo pensiero, a mia conoscenza, è Stalin. Certo, il fatto che in Hobbes ci sia un approfondimento del problema cartesiano, della riduzione integrale della verità a certezza del soggetto rappresentante, emerge bene dal fatto che Hobbes nel Leviatano, ma non solo nel Leviatano, concepisca il pensiero come un puro calcolo. Sì, alcuni hanno visto in questo l'anticipazione della cibernetica, dell'informatica, di queste cose qua, no? Questa ratio calcolistica è tipica del 600, cioè legata al meccanicismo, questo c'è già in Cartesio. Solo che in Cartesio c'erano ancora degli equivoci legati al fatto che Cartesio voleva mantenere il pensiero come calcolo e come certezza e contemporaneamente le idee innate, no? Per cui è chiaro che Hobbes risolve radicalizzando ciò che Cartesio aveva volutamente lasciato in equivoco, no? Però la cosa interessante, perché Cartesio aveva detto contemporaneamente che lui si adeguava a quello che era la morale provvisoria del suo tempo. Ora, Cartesio visse in Olanda, in cui non c'era più una guerra civile, anche se in Olanda non c'era questa tolleranza totale, Spinoza fu cacciato dalla sinagoga, cattolici e protestanti vivevano separati in Olanda, non è che si sposassero con matrimoni misti, assolutamente, erano più che altro, vivevano, diciamo così, l'unico paragone con l'Olanda è l'Istanbul del tempo dell'Impero Ottomano. Come nell'Impero Ottomano c'erano musulmani, ebrei e cristiani, i quali vivevano uno a fianco dell'altro senza incrociarsi mai, così capitava anche nell'Olanda di Spinoza, e mai dimenticare questo, per eccesso di eurocentrismo, no? E queste cose qua, no? Ecco, perciò Hobbes radicalizza il paradigma di Cartesio e contemporaneamente però, in un certo senso, uccide gli equivoci di Cartesio, cioè uccide le idee innate, tutte queste cose qua, no? Per cui direi che Hobbes è più che altro, ovviamente a mio parere, il precursore del realismo anti-utopistico. E contemporaneamente dell'idea che uno Stato debba avere una sola religione obbligatoria. Questa mia conoscenza è soltanto Stalin. In questo momento, a mia conoscenza nel mondo, l'unico paese hobbesiano è la Corea del Nord di Kim Jong-il. Non ne conosco altri. Perché persino in Cina puoi avere opinioni diverse. No? Certo, non puoi dire apertamente in Cina di volere il capitalismo americano, perché giustamente ti mettono in galera, no? Per evitare che il paese vada a pezzi, no? Però in Cina c'è un grande pluralismo di opinioni economiche e politiche, almeno tollerato, no? Meno tollerato. Per cui gli unici modelli di Hobbes sono il modello di Hitler, che effettivamente era così. Già il modello di Mussolini non era del tutto hobbesiano, perché consentiva le opinioni diverse di Croce, no? Di Gentile, no? Per cui l'unico paese hobbesiano al mondo, a mia conoscenza, è la Corea del Nord. Poi in Hobbes è interessante come il dualismo cartesiano si ridisponga nella forma di un monismo integrale, che è quello della riduzione del mondo intero a res extensa, cioè a materia, quella materia che, come anche tu nei tuoi testi mostri, è funzionale alla riduzione capitalistica del mondo a un unico spazio materiale di circolazione delle merci. Questa è la tesi della mia amica greca Maria Antonopoulou, in un libro che però non fu tradotto in nessun'altra lingua, e perciò io conosco unicamente perché leggo il greco moderno. Questa tesi è stata discussa molto in Grecia, io stesso ho partecipato alla discussione con un lungo articolo su una rivista filosofica in lingua greca, la tesi secondo cui il materialismo moderno nasce nel 600, non esiste una lunga narrazione materialista che comincia Democrate ed Epicuro, ma si tratta di una cosa molto diversa, si tratta della famosa causa materiale, la Hyle, no? Che però non è materialismo, no? Cosa? E il materialismo che noi conosciamo nasce nel 600 e si generalizza nel 700. Ed effettivamente io penso che il suo successo sia una unificazione spaziale del mondo capitalistico. Il fatto che la classe operaia e il proletariato abbia adottato il materialismo come sua filosofia anti-idealistica è dovuto a una stupidità metafisica incredibile, cioè pensare che la borghesia sia idealista e il proletariato sia materialista, perché è legato alla produzione, all'industria e alle scienze, a Darwin e alla tecnologia. Questo fa parte di una delle tante della storia dell'idiozia umana,
per cui effettivamente a fianco della storia della filosofia qualcuno scriverà prima o poi storie dell'idiozia in filosofia, e sarà una storia interessantissima, perché è una storia che coprirà almeno 3.000 anni di storia, no? In cui vengono fuori le teorie più folli di questo mondo, no? Per esempio Fichte era pazzo perché pensava che l'io crea il non io, sono io che creo la taffina e la caffettiera. È interessante il fatto che Hobbes in qualche misura radicalizzi la soggettività cartesiana. Se il soggetto di Cartesio è desocializzato, astratto, destoricizzato, quello di Hobbes è tutte queste cose, e in più, oltre ad essere un io singolo, desocializzato, è già anche antropologicamente anticomunitario. Sì, cioè Hobbes costruisce una società ad immagine e misura di un pessimismo realistico, no? Che è già presente per esempio in un filosofo cinese di cui ora mi sfugge il nome, del 300 a.C., perché la scuola confuciana si era divisa fra ottimisti e pessimisti, adesso non mi ricordo più i loro nomi, no? Ma dopo la morte di Confucio c'era una variante ottimista che pensava che la natura umana fosse buona, sto semplificando perché io non sono un esperto di filosofia cinese, è una filosofia pessimista che pensava che la natura umana fosse cattiva e che nutrì il famoso legismo del primo imperatore cinese Qin Shi Huangdi, che pensava che l'ordine potesse essere soltanto mantenuto bruciando i libri di Confucio e dei confuciani e bruciando tutti i libri di tutte le scuole per impedire il casino, no? Per cui la grande precedente del pessimismo di Hobbes sta nel rogo dei libri dell'imperatore cinese Qin Shi Huangdi, che avvenne intorno al 210 a.C. Questo è già molto hobbesiano, perché Qin Shi Huangdi, quando unificò la Cina, non soltanto abolì i vecchi principati precedenti, i regni combattenti, ma distrusse i libri di tutte le scuole filosofiche pensando che esse producevano casino, cioè nel linguaggio di Hobbes centauri, no? Per cui vediamo che la soluzione di Hobbes non è nuova nella storia della filosofia, solo che per esempio non la vediamo nell'antichità classica, che, perché non è paragonabile l'intolleranza dell'impero romano sui cristiani. L'impero romano non aveva niente da dire al cristianesimo, aveva da dire contro la mancata di giuramenti di fedeltà all'impero, non certamente era contro la fede nell'immortalità della Madonna, no? Ecco, per cui il precedente storico di Hobbes, secondo me, sta nel rogo delle 100 scuole del primo imperatore cinese Qin Shi Huangdi. E comunque il fatto che il pensiero di Hobbes su basi antropologicamente pessimistiche prosegue, costituisca anzi un episodio fondamentale del moderno individualismo robinsoniano, come dirà Marx, è provato in maniera evidente dal frontespizio del Leviatano, in cui la grande macchina statale è presentata come somma di singoli individui che preesistono rispetto allo Stato. Direi che questo è fatto plasticamente, però tu sai anche che per esempio anche Rousseau pensava questo, solo che Rousseau, a differenza di Hobbes, voleva il contesto sociale egualitario, però anche per Rousseau la società è un insieme di Robinson e di singoli Emili indipendenti. Questo Hegel lo capì molto bene, no? Purtroppo Hegel capì che il pensiero di Rousseau si basava su una furia del dileguare, cioè sulla incapacità di tener conto delle organizzazioni comunitarie intermedie dell'uomo, no? Anche questo è stato largamente dimenticato, no? Però Hobbes ha offerto lo strumento fondamentale al pessimismo antropologico, perché il capitalismo è una unione, è un insieme di contraddittori. Da un lato si basa sulla simpatia fra compratore e venditore, che è tipico della pubblicità, cioè il pubblicitario deve intuire i desideri del cliente per poterlo sedurre, potergli piacere, no? E questo l'ha già capito molto bene per esempio Smith, la sua teoria della simpatia per esempio, no? Anche Hume, no? Ecco, da un lato il capitalismo si basa su una teoria della simpatia, dall'altro deve assolutamente escludere ogni ricomposizione comunitaria della società in base a un presupposto antropologico negativo, che per l'appunto gli fornisce Hobbes con la sua critica individualistica ad Aristotele. Che siamo già sulla base, sul terreno del moderno capitalismo, è provato, seguendo Hegel, dal fatto che in Hobbes l'idea stessa del patto sociale nasca come indebita sovrapposizione del diritto privato su quello pubblico. Cioè il patto sociale è di fatto una trasposizione indebita all'ambito pubblico del diritto contrattualistico privato. Questo è molto importante. Per esempio
Per esempio Bobbio capiva perfettamente questa cosa, e però siccome Bobbio identificava il liberalismo con Locke e con gli inglesi, vedeva giustamente che Hegel non era borghese capitalistico, no? Solo che per lui questo era negativo, non positivo, no? Cioè per me quello che per Hegel era il suo grande merito, quello di non essere borghese capitalistico, ma soltanto per dire borghese idealista, per Bobbio era il suo grande demerito, perché Bobbio aveva succhiato l'antigentile, l'anticroce, cioè l'antidialismo, e naturalmente con il 45 l'Università di Torino, uccidendo Gentile Croce, dovete uccidere anche Hegel, naturalmente. A questo punto, uccidendo Hegel, rimaneva soltanto o il liberalismo inglese, cioè Locke e Hume, con presupposto pessimistico antropologico bayesiano, oppure il cosiddetto storicismo marxista, che ovviamente si basava su un equivoco, perché Hegel non è uno storicista, Hegel è uno sostenitore dell'ontologia dell'essere sociale. Hegel diventa storicista soltanto se noi immaginassimo che la scienza e la logica l'ha scritto una persona che si firmava sotto altro nome. Questo mi ricorda una battuta tedesca di un dotto tedesco che ha dedicato 40 anni della sua vita a dimostrare che l'Iliade e l'Odissea non furono scritti da Omero, ma da un greco che portava lo stesso nome, no? Ora, a questo punto è possibile dire che Hegel è storicista soltanto fingendo che non abbia mai scritto la scienza e la logica. Però siccome l'ha scritta, a questo punto questo cade come un castello di carta. Serve qualcosa a dirlo? Assolutamente niente, ovviamente. Cioè, premetto ai miei ascoltatori che è impossibile in questo momento storico ancora sbloccare il potere pietrificato delle consorterie universitarie. Bisogna che arrivi un tempo diverso, che magari tu vedrai, ma che certamente io no. È interessantissimo un passaggio a proposito del fatto che in Hobbes viene radicalizzato, seguendo Heidegger, la transizione dalla verità alla certezza del soggetto rappresentante. Interessantissimo, dicevo, un passaggio in cui Hobbes dice che la vera filosofia che lui vuole fondare e tenere a battesimo sarà una sorta di scienza civile che caccerà via l'empusa metafisica. Questo è quello che pensava Levitt, per esempio, di quando Levitt scrive a Marcuse, in una lettera che tu mi pare riporti nel tuo ultimo libro. Sì, a Gadamer. Scrive a Gadamer, dice: a me Marx interessa unicamente come seppellitore di Hegel della filosofia. Ora, tu dirai, questo è Levitt, un weberiano, ma questo è il 95% degli idioti che si dichiarano marxisti in Italia, che se tu li vai a sentire cosa dicono, in questo momento è di moda, in questo ambiente, dire la seguente cosa: Marx come filosofo è una frana, perché è un hegeliano utopista, un pasticcione, così via, così via. Ma si è interessante unicamente come fornitore di ipotesi sulla globalizzazione economico-sociologica, cioè come fornitore di conoscenze sociologico-economiche. Vai dal 100% dei marxisti in attività in Italia, il 95% dirà questo. No? Cioè ti diranno, sempre a saperlo, che sono ignoranti, la stessa ragione per cui a Levitt piaceva Marx, anzi, non piaceva per niente, ma era disposto a prendere in considerazione Marx soltanto come seppellitore di Hegel, no? Ora, se ci pensi, questo è il mondo alla rovescia, no? È la nave dei folli, no? Stultifera navis. Ecco, noi siamo in piena stultifera navis. E Hobbes appunto è un episodio importante di questo processo di annientamento della metafisica, che lui addirittura paragona a un mostro. Una empusa. Lì c'è secondo me la radicalità che lo lega a Nietzsche, cioè a me sono simpatici i filosofi del martello, cioè quelli che sparano cazzate, almeno tremendamente, senza vergognarsene, cioè dicono cose pazzesche, almeno secondo me, però ci permettono di dirle con una tale nettezza, con una tale franchezza, con una tale onestà che fanno riflettere. Quando Nietzsche, per esempio, dice che Dio è morto, che il pazzo arriva e così via, bravo Nietzsche, tutti fingono che ci sia. La TG1, che non crede a niente, se non al potere delle consorterie politiche, comincia sempre la domenica col discorso di Ratzinger, che parla al pubblico dicendo Dio, il bene, beh, no? E il TG1 finge di crederci.
essendo in realtà soltanto un insieme di gruppi combattenti, PDL, PD e così via, no? Perciò secondo me c'è questa sfacciataggine di Hobbes come di Nietzsche che io apprezzo molto. C'è questa sfacciataggine che permette in un certo senso o di condividere o di opporsi radicalmente. È interessante come l'analogo della svalutazione della verità metafisica tradotta in certezza dell'intelletto astratto si verifichi poi in Hobbes nell'ambito politico, nella nota fondazione hobbesiana della politica secondo cui auctoritas, non veritas, facit legem. Questa era anche la base del positivismo giuridico, naturalmente, no? Per esempio Bobbio era completamente contro il giusnaturalismo e dopodiché, essendo un uomo d'ordine, doveva dire sì ai diritti umani, no? Che ovviamente sono diritti naturali, no? Ecco, no? Per cui questa posizione, che era già stata anticipata dai giuristi bolognesi del quid principi placuit, no? Quod legis ad vigorem, no? È autocontraddittoria, perché in realtà anche il potere più dispotico ha bisogno di una legittimazione finta. Monti, che rappresenta una dittatura di economisti, deve fingere di essere rappresentante della democrazia italiana, no? Per dire frasi contraddittorie, tipo, i Ottava hanno perfettamente ragione, cioè hanno diritto a protestare, ma si fa ugualmente la cosa. A questo punto la rivoluzione francese non sarebbe mai esistita, perché il massimo della rivoluzione francese era il popolo di Parigi che sfilava belando dicendo abbasso i nobili, abbasso il clero, tornando poi a casa e lasciando i nobili del potere. Qui arriviamo a dei punti di un tale paradosso kafkiano che Kafka diventa uno scrittore realistico.